Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? Neomaghi.com. E col codice sconto Peppe10 avrete il 5% di sconto. Link in descrizione. Ma buon salve a tutti! Oggi sono tornato su TikTok con le reaction ai TikTok. Perché ultimamente su YouTube vedevo YouTubers che reagivano a TikTok di altri YouTubers o streamer. Però ne hanno lasciato uno importante, uno fondamentale. Ed è proprio lui, il re dei memini di TikTok. Niente poco di meno che Ciccio Gamer 89. Ah, a proposito, signor Ciccio, mi deve sbloccare su Instagram. Non so come mai mi ha bloccato lei. Non lo so. Vabbè, lasciamo stare. Prima di iniziare, vi ricordo di seguirmi su tutti i social possibili ed immaginabili e di lasciare un like e di iscriversi al canale, ovviamente. Detto ciò, direi di iniziare col primo memino. Top memino questo, secondo me. Il tizio con, non mi ricordo se era il diario, il libro di Ciccio Gamer, con dietro proiettato il video di Ciccio Gamer che piange. Cioè, fanno praticamente tipo la Bibbia. Perché io sono infermabile. Io sono Ciccio Gamer 89. Sono il capobranco dei miei paguri. Questo è stato un meme stupendo, stupendo all'epoca. Genio colui che l'ha fatto, veramente. Genio, genio. Sono Ciccio Gamer 89 e sono il capobranco dei miei paguri. Top. Ah, vabbè, questo. Quando alle medie la prof di musica diceva: chi fa giusto il brano fa la ricreazione prima. Io e il mio compagno di banco. Ogni anno a Natale va pubblicato una story con questo video. Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Grandi! Anzi, forse questo è stato il primo video con cui ho conosciuto Ciccio e Joker. Anzi, forse è stato il primo con cui ho conosciuto Joker, se non erro. E sto video mi ha fatto pisciare dalle risate. Cioè, Joker che suona il flauto con il naso. Quando lo rivedremo mai una cosa del genere su YouTube Italia? Quando lo rivedremo? Chissà. Spero al più presto. Ah, quando chiedi alla secchiona le risposte, ma lei al posto di darti la risposta, lo dice alla prof. Bastarda! Cioè, sono perfette le didascalie con le clip, sono perfetti. Mi ricorda tanto i meme, quello sul titolo di Dragon Ball. Oh, prenda a fuoco il quadro elettrico di Ciccio. Chi non se lo dimentica questa storia? Cioè, tutti lo ricorderemo dopo, pigliatelo, pigliatelo. È andata via la corrente? Esatto. Quando casa di Ciccio sta andando a fuoco. Oh! Cosa? Da dove, oh? Da qua, cosa dobbiamo fare? C'è il fumo, c'è il Oh, porca, non lo so, chiama zio, chiama zio, chiama zio. Frase del video, chiama zio. Chiama zio, chiama zio. Oh, c'è il fuoco da lì. Lo so, dovete chiamare i pompieri. Chiamate i pompieri. Top, cioè, da una cosa seria è diventato un meme anche questo. Questo è il potere di Ciccio Gamer 89. Quando l'amica brutta mi racconta che si è fidanzata. Ti dico la nuda e cruda verità, come Sentiamo. lo feci col cacciatore. Non me ne frega un cazzo. Perfetto, Ciccio, perfetto. Perfetto, direi. Io me lo immaginavo che non te ne fregava un cazzo. Oh, questo è bello. Questo è bello. Questo forse è la filosofia di vita di molte persone. Quando a 35 anni ti svegli e non trovi la calza della Befana. Anche se in questo periodo non c'entra un cazzo la Befana, ma dettagli. La cosa strana è che adesso io ho provato a chiamare il mio avvocato, non mi ha risposto. E io ho un'emergenza alle 13:50 di parlare con il mio avvocato perché io adesso mi sono stufato. Azzeccatissimo, azzeccatissimo. Io mi immagino proprio Ciccio Gamer che a 35 anni non riceve la calza da Befana e chiama gli avvocati. Qui c'è un problema. Sì, qui c'è un problema. Non mi è arrivata la calza da Befana. Adoro questi meme. Quando a scuola i tuoi genitori si dimenticavano di metterti la merendina nello zaino. Partirà una di quelle denunce che veramente, porco il cazzo, vi mando
in mutande in giro, basta. Perfetto, perfetto. E beh, giustamente, quando i tuoi si dimenticano della merendina, una denuncia va fatta. Questo è un altro meme top solo per l'audio. Quando stai giocando la PS4 alle 3 di notte e senti tua madre arrivare in camera tua. Porco Dio! Ma che cazzo fa Ciccio? Ma che cazzo sta a fare? Vabbè, lo sappiamo che Ciccio è imprevedibile. Anche se devo dire una cosa, da quando è dimagrito è diventato un po' meno simpatico di prima. Devo essere sincero, un po' arrogante. Vabbè, a noi ci piaceva il Ciccio di una volta. Quando Ciccio trova un Toti in 35k su FIFA 16. No, questa è storia. Ci credo. No, sono proprio convinto. Storia, raga, questa è storia. Grande Ciccio. Ma che cazzo fa Joker? Vuoi davvero scartare tutti gli oggetti? No, non li... No, ah. Giusto. No, vabbè, non me la ricordavo sta clip storica, non me la ricordavo. Soprattutto la scena di Joker mi ha ricordato un po' Matteo Kess quando Reggie quittava. Ma dettagli. Quando a 25 anni passi la quinta elementare. Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Sembro io veramente quando leggo una pagella promosso e inizio a dire non ci credo. Ma è bello come azzeccano le didascalie alle clip. Cioè non so come fanno, sono dei geni. Dei geni. Grande Ciccio. 4 più 6 uguale 4 più 6 uguale 7. Ma ha detto, scusi Ciccio, 4 più 6 uguale 7, risentiamo. 4 più 6 uguale 7. Ma che cazzo l'hai fatto la matematica? 4 più 6 uguale 7. È 10, ignorante. La matematica, Ciccio, la matematica. 4 più 6 non può fare 7. Vabbè, la matematica di Ciccio è tutta particolare. Prof, listen and repeat. Tutta la classe. Dicevo, should I stay or should I go? A buba bebu baba bo. Ma è bella la faccia di Ciccio quando è convinto di dire questo pezzo della canzone. A buba bebu baba bo. Convinto, chiude pure gli occhi. A buba bebu baba bo. Ma io non so come le è venuto in mente. Soprattutto lo cacchio l'hanno estrapolata sta clip. Grande Ciccio con l'inglese è unico, come con la matematica prima. Non è che cambia molto la situa. Se 6 più 4 fa 7, shuda steo shuda no diventa abubabero abubabò. Ma andiamo avanti. Quando alle elementari arrivavi in ritardo e vedevi tutti i tuoi compagni con gli album degli amici cucciolotti. Oh Cristo, mi stanno venendo dei feels un po' negativi. Spero vivamente di non essermi perso qualcosa. E invece? Che se no sarebbe davvero, davvero, davvero seriamente un peccato. Se lo dice lei Ciccio che è un peccato, se lo dice lei. Mi manca il Ciccio di una volta. Creava meme dal nulla. Quando all'asilo vedevi la bidella lavare il culo ad un bambino. Quella è la faccia. Uguale. Che cazzo è successo? No, adesso mi dovete spiegare cosa cazzo è successo. Le facce di Ciccio sono bellissime, sono fottutamente bellissime, adoro, adoro. Quando in dad la prof ti vuole interrogare, fai finta di bloccarti. Beh sì, praticamente la faccia è quella, come per dire, mi stai guardando? Tutto bloccato, non funziona la cam, fidati, fidati. Quando tua sorella e il suo ragazzo ti dicono che vanno in camera a studiare. E invece? Ho sentito un orgasmo incredibile. Perfetto, perfetto, perfetto. Quando ti gratti il buco del culo e provi ad annusare il dito, quello che faccio tutti i giorni. E invece no. La bella pippata, no! Top! Top! Vabbè, le reazioni di Ciccio sugli odori sono sempre sobri, sobri tra molte virgolette. No, vabbè, ma perché? Ma perché? Vabbè, io direi di chiudere qui questo video. C'era bisogno di fare una reaction ai TikTok su Ciccio Gamer. Anzi, ne avevo salvati molti.
ma molti di più, ma sto video poteva durare un'ora praticamente, forse pur di più. Spero che vi sia piaciuto questo video, ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social possibili e immaginabili che trovate il link in descrizione. E niente, detto ciò, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, signor Ciccio, sbloccami su Instagram, mi raccomando.